Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Yurkai. Non vedevo l'ora di registrare un altro episodio di Subnautica. Allora ragazzi, nell'ultima puntata ci siamo ritrovati qua, questa struttura aliena che non sappiamo cos'è, perché l'hanno fatta, che funzione ha, ma oggi proveremo a scoprirlo. Cioè qua, ragazzi, ci sono anche piante nuove, magari albero bulbo. Qualcosa mi ha colpito, uno stronzetto. Dov'è? Questo pezzo di merda, raga, ma dove mi stanno in culo e poi scappano. Minchia. Crepa! Oh, ma mi sta ammazzando. Sto schifidos. Oh, è morto. Ok, dicevo, ci sono cose nuove da. Questo non me lo fa ricercare. Ah no, spesso con questo. Non me lo fa ricercare. L'albero sì, però. Albero di bulbo. Potrei provare a. Ok, abbiamo preso. Pezzo. Allora ci sono più strade, ragazzi. Io vado di là o vado di qua? Abbiamo 32 minuti. Io che fa, ragazzi? Andiamo di qua. Cioè non mi dice dove andare. Mi dice solo che era questa l'isola. Autoscansione, no? Ah, ok, si può andare sia di qua che da sotto. Che è sto robo, raga? Tavoletta viola. Wow. Sì, sono alienoidi questi qua. E comunque c'era un tizio con un'astronave che ci stava venendo a prendere. Diceva che veniva qua. Dovevamo farci trovare qui. Non dovevamo farlo aspettare. Abbiamo mezz'ora di tempo. E non so dove deve atterrare in quest'isola. Lì c'è la nostra Aurora. E noi guardiamoci mentre aspettiamo. Vediamo se si può entrare. Porco due. Non salta, Johnny. Ma ti puoi incastrare per così poco? Non mi dire che non posso più uscire da qua. Dai, raga, non ci credo. Per forza di qua. Allora, di qua continua, ragazzi. Continua, sì. Vabbè, abbiamo mezz'ora. Io direi di esplorare, dai. Saliamo di qua. Aspettiamo, aspettiamo. No, che cazzo, però sti. Ma io vorrei un'arma più potente di questo qua. Se pot ha fatto da solo. Vabbè. Gio, se potessimo craftarcelo non sarebbe male. Prima o poi. Finora non. Aspettate un attimo, raga. Ok, non sembra esserci un'entrata lì, ma ci proveremo a rientrare. Andiamo qui. Accendiamo la torcia. Cacchiarola. Questo? Era un materiale che già abbiamo, immagino, sì. Mi fa strano andare qua nella. Quando corriamo non possiamo usare. No, ragazzi, io non mi butterei. Non mi butterei. Anche perché non so quanto è profonda l'acqua. Potrei crepare se. No, 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 ragazzi, torniamo indietro. Facciamo un'altra strada e poi magari. Non ci sto capendo niente. E poi magari proviamo a buttarci di là. Oh, ma questa è. Ah, si sale anche. Crepa, pezzo di merda. Ok, l'abbiamo shottato. Minchia, ma è pieno però. Io non posso manco mettermi la torcia che. Ci sono un sacco di strade, raga. Bastardo infame. C'è da perdersi qua, raga. Sono dei funghi strani questi. Due tipi diversi. Cappuccio rosa. Pezzo di fango. Io non so se ho preso. Abbiamo i medikit? No, perfetto, siamo qui senza medikit, grande. Ce ne prendiamo uno di ognuno. Ma dai, prendiamocene un botto, raga. Metti che sono l'item della vita questi. Allora, dobbiamo stare attenti ai ragnetti perché siamo con metà vita. Allora, o andiamo di qua, andiamo di là. C'è da perdersi. Di qua c'è la spiaggetta. E noi saliamo. Poi dopo. Ma c'è un labirinto però sto posto, raga. Ora io non capisco se. Pieno di. Abbiamo trovato il diamante, raga. Diamante. Ottimo, ottimo, ottimo. Possiamo anche andare di qua, ma c'è un casino. Peccato che quando corriamo non possiamo usare la torcia. Oro. Pieno di oggetti preziosi. E possiamo andare là. Quella penso sia la parte più alta, ma prima un attimo andiamo di qui. Vediamo se ci sono robe da analizzare. Prendere magari altre cose preziosi. Aspetta. Litio. Abbiamo fame. Questo lo analizziamo. Oro. Madonna, ragazzi, di. Diamante. Diamante. Wow, raga. C'è la vita qua. Siamo ricchi. Siamo
Siamo ricchi. E c'è uno stronzo, dobbiamo stare attenti. Prendiamoceli tutti. Vai. No, questo già ce l'abbiamo. Vabbè, ce lo vediamo. Poi quando abbiamo l'inventario pieno ammazziamo sto stronzo. Pezzo di merda. Mi ha colpito due volte. Qui ci sono altri funghi. Voglio diamanti, raga. Diamanti grezzi. E qua si esce da un'altra parte dell'isola. No, no, qua c'è il precipizio. Via, via, via. Torniamo indietro, raga. Abbiamo fame. Il cibo ce l'abbiamo. L'acqua pure. Non è un problema. Non è un problema. Il problema è la vita. Siamo senza medikit. Spacchiamo questo. Diamante, perfetto. Ok, ora saliamo e andiamo nella parte più alta dell'isolotto. Poi siamo messi in inventario. Minchia, siamo pieni, raga. Siamo strapieni. Porca vacca. Diamanti. Di certo non butto i diamanti, raga. Ora. Minchia, ma di qua continua. E la. Occhio a sto stronzetto, eh. Diamante, non lo possiamo prendere. Buttiamo. Boh, cos'è la cosa? Smazziamo questo. Si è incastrato. Ma ha fatto male lo stesso. Cioè, no, io il diamante, raga, lo voglio. Cosa possiamo buttare che non ci serve? Il piombo, il litio. L'estintore. Allora, facciamo così, mangiamo, raga. Vediamo. Vediamo, perfetto. Ci prendiamo questo. Usciamo la pistola. Oh, raga, ma che posto è questo? Inserisci cubo di ioni. Io non so che cosa sia questo cubo di ioni. Ah, possiamo scannerizzare la struttura. Arcata aliena. Arcata aliena. Oh, dobbiamo scoprire che cos'è. Andiamo un attimo a vedere qua, ragazzi. Sono troppo curiosi. Dati geologici. Dati alieni. Arcata aliena. Lo scopo di questa struttura non è chiaro. Teorie sulla funzione. Ruolo cerimoniale o religioso. Applicazioni industriali. Reti di trasporto avanzata. Sono necessarie ulteriori ricerche, ragazzi. Non si sa che cos'è. Mentre abbiamo delle altre note per quanto riguarda le altre capsule. Membro dell'equipaggio della capsula 6. Dove sono le squadre di soccorso? L'Aurora non ce l'ha fatta. Quindi dove sono le squadre di soccorso? Sono due persone, una è molto agitata. Sono morti, signora. Abbiamo delle coordinate per un ritrovo. Oh, ragazzi, forse sono andati tutti in un ritrovo, ma il percorso è pieno di radiazioni. Quindi cosa faremo? Io sono il capo delle risorse umane, questo non è il mio campo di competenza. Il PDA dice che se riusciamo a trovare il piombo possiamo creare delle tute antiradiazioni, come abbiamo fatto noi. Non metterò piede fuori da questa capsula senza una protezione adeguata, non ti preoccupare, andrò io. Capsula 4, capsula 17, ragazzi, tutti che hanno avuto problemi e sono usciti dalla capsula, alcuni sono morti, alcuni hanno provato a sopravvivere e arrivare a questo ritrovo. Ragazzi, qua ci serve un cubo di ioni che io non ho. Penso di aver analizzato tutto. Abbiamo ancora 20 minuti. Direi di uscire da qua. Allora, dobbiamo andare nella parte più alta. Vediamo che cosa c'è. C'è una caverna? Magari c'è qualche sopravvissuto è arrivato qua. No, Gengazzo. E quindi? Oh cazzo, no! Ok, non siamo morti, per fortuna, mi ero spaventato. Pensavo fosse la fine. Ok, dobbiamo uscire da qua. Siamo senza vita. Pochi medikit. Un'altra tavoletta, ragazzi. Non la possiamo portare, quindi. Boh, raga. Non so che cazzo buttare. Cibo meno 7. Buttiamo questo, raga. No, l'ho mangiato! Vabbè. Prendiamo questo. Di qua noi non ci siamo stati. Oh, è diventata notte nel frattempo. Qua c'è del sale, quella è l'Aurora. L'unica cosa che ci rimane da fare, ragazzi, è andare giù nella spiaggetta e provare l'altra entrata di questo posto. Dove c'era quel portale verde. Non ci siamo nemmeno avvicinati lì. No, non era di qua. Oh sì, sì, lì. Proviamo ad andare. Spero di non crepare di fame. Fatti analizzare una falena. Una razza del cielo. Dai, cazzo. Mannaggia. Che bello sto pianeta, ragazzi. Ok, il coso è là, 80 metri. Scenderà lì, Johnny. Però noi... Io voglio provare... No, così, mamma. C'è un'altra tavoletta. Scendiamo dalla spiaggia. Oh, no! Ok, abbiamo 15 HP. Spero non ci siano granchi maledetti. Vediamo cosa c'è qua. Una tavoletta rotta. Inserisci la tavoletta. Inseriamola. Controllo campo di forza. Wow, raga,
Questa struttura è composta da una lega metallica con un'integrità senza precedenti. Nessuna corrispondenza trovata nel database. Analisi strutturali in esecuzione. Raga, qui tanta roba, ragazzi. È tutto fatto qua di un metallo sconosciuto. Super resistente. Qua c'è qualcosa. Sembra deserto, non c'è nessuno. Non sappiamo. Continuiamo a essere soli in quest'isola. Qua c'è qualcosa. Terminale dati. Tentativo di traduzione. Premi tab per visualizzare. Documenti pubblici, progetti. Scorto all'interno di una struttura aliena. Non è stato possibile tradurre alcuna informazione. Proprio niente. È probabilmente un computer allo stato solido. Quando si ci avvicina inizia a produrre un'onda radio a bassa frequenza, contenente schemi di dati complessi ma riconoscibili. Sono necessarie altre ricerche, ragazzi. Non si capisce che cacchio è sto robo. Abbiamo 14 minuti, poi dobbiamo uscire da qua perché arriva Johnny Carr a prenderci, anche se ho qualche dubbio che ci riuscirà. La migliore probabilità di questa struttura si ottiene mediante l'accesso alla sala di controllo. Dobbiamo trovare che è sto roba. Puoi vedere che è il cubo, che cubo di ioni. Ce l'abbiamo, ragazzi. Possiamo andare. Niente, ci dice che non si capisce niente qua. Qua c'è un'altra sala, qua ce n'è un altro. No, non l'ho scannerizzato, mannaggia. Vabbè. No. Qui? Terminale dati. Raga, poi se è qualcosa di importante ce lo leggiamo. Io ho il tempo contato, quindi un momento andiamo di fretta. Siamo senza. Oh cazzo. Che cos'è quello? Tipo un ascensore. Speriamo non mi porti troppo lontano, però. Oh, dove siamo, raga? Attenzione. Ah, ok, siamo sotto i 100 metri. Non so dove, ma non laggare. Siamo sotto i 100 metri. Quindi siamo sott'acqua in questo momento. L'ascensore ci ha portati sott'acqua. Mi sta venendo l'ansia, raga. Mi sta venendo l'ansia. Io posso andare sia di qua che di là, che posso salire. Mi sto perdendo, raga. Che è sto posto? Sembra tipo un portale. Un portale spento. Tipo è l'ingresso di dove siamo entrati. Era tipo così, però. Ok, giriamocelo per bene. Qua c'è, questo ce lo scansioniamo. Prendiamolo. Ok, abbiamo solo uno slot, raga. Spero non ci sia altra roba da prendere. Andiamo di qua. Qua c'è una tavoletta. Ah no, l'ho presa. Ok, siamo fullati. Non so a che servono queste tavolette. Sicuramente ad aprire delle porte. Però qua non vedo nessuna porta chiusa. Sembra un altro gioco, ragazzi. Non ci sto capendo. Le scansioni indicano che questo dispositivo contiene abbastanza energia potenziale per distruggere l'intero pianeta, ragazzi. Insieme alla maggior parte del sistema solare. Fortunatamente non ha funzionato. Meno male. Cioè, con questo salta in aria l'intero pianeta, l'intero sistema solare, tutto. Io non so quanti pianeti ci stanno in questo sistema solare, però c'è quello rosso, il nostro, ce n'è un altro che sembra la luna, a vista d'occhio. La bomba più potente mai creata, mai conosciuta. La sala controllo si trova oltre questa struttura. Abbiamo 11 minuti per ritornare là poi, In caso qua si riesce la tavoletta. Sì, serve ad aprire questi portali verdi. Ok. Andiamo. Mi preoccupa la sete della fame, ragazzi. La sete della fame. Che c'è qua? Oh cacchio. Vai, schiaccia il pulsante, Johnny. Vediamo che succede. Io non lo farei mai. E infatti. Ai. Non mi promette nulla di buono questo. Aia. Ci ha silurati, cazzo. Perché? Messaggio traduzione dice: gli individui infetti non possono disattivare l'arma. Questo pianeta è in quarantena. Infetti? Siamo infetti? È un'arma? Mi punze di nuovo se lo faccio?
Aia. Ma perché fa così? Olio di energia. Non abbiamo 9 minuti. Non vedo un cazzo messo qua. Aspettate. Questo dispositivo positivo ospita una quantità di energia equivalente a una detonazione nucleare di 100 megatoni. Che può essere convogliata attraverso la struttura indirizzata. È tipo la morte nera questa. Quello è il raggio della morte nera. Verso le navi. È indirizzata verso le navi o altro. Ho capito. Ho capito. È piegata attorno alla trazione gravitazionale del pianeta per colpire bersagli in orbita. Ora viene il tizio e lo spara. Mannaggia, lo fa saltare in aria. L'energia viene incanalata attraverso il terminale collegato, permettendo al dispositivo di essere disattivato se necessario. Noi non l'abbiamo disattivato. Attualmente sta operando senza parametri, indicando che bersaglierà ogni nave all'interno del suo raggio d'azione. Vabbè raga, era scontato che non ci veniva a salvare. Ora quello. E allora siamo stati abbattuti da sto raggio. L'Aurora si è stata disintegrata per questo. Questo dispositivo non corrisponde a alcuna tecnologia conosciuta. È probabilmente di natura aliena. Grazie. La tecnologia va ben oltre qualsiasi cosa incontrata finora nella federazione. Ciononostante ci sono delle buone probabilità che funzioni come una normale serratura e che abbia solo bisogno del giusto tipo di chiave. Forse parlava dell'altra. E quindi mo arriva Johnny a salvarci. E la morte nera lo folgora? No, non torneremo mai a casa. Non avremo mai una famiglia. Io come esco di qua ora? Qua c'è qua il coso che fa implodere tutto. Devo andare ad avvertire Johnny. Ok che non... Cioè magari possiamo avvertirlo e non atterra. Almeno lo salviamo. Non so come si sviluppa la lore. No, di qua non ci dobbiamo andare. Che c'è di qua? No! Cazzo, ma sono un pirla però, eh. E questo? Fucile alieno, lo voglio, ci sparo quei maledetti. Allora ce lo vediamo dopo. E sarà che ho fatto uno zombo che mi sono sfonnato. E noi qua ci eravamo passati, non l'avevo visto il fucile. Io voglio tornare su, c'era quel tipo... Da qui? Raga, non riesco a trovare l'uscita, penso che per forza da qua dobbiamo andare. Vediamo dove stiamo. Ok. Stavamo qua sotto. Questo. Un polipo. Sei cattivo? Mi sa di sì. Ma porca miseria. Io pure che ero... No, ho perso tutto. Puttaneccia raga. Ma si vedeva che era cattivo, mio, lo dovevo evitare. Il piacere della scoperta mi ammazza sempre. No, siamo respawnati qua. Dimmi che ho... No, raga, ho perso tutti i diamanti. Ho perso tutto, porca puttana. Mannaggia al clero. Ho 4 minuti per tornare là. Andiamo. Mannaggia, tutti i miei diamanti. Che cazzo, raga, vabbè, ce li andiamo a riprendere. Tra l'altro abbiamo fame. Si sta finendo pure qua l'energia del coso. 5 minutes later. Dai, ci siamo, raga. Abbiamo 3 minuti scarsi. Ma quello ora verrà fulminato, folgorato. Che cazzo, ma non posso avvertirlo in qualche modo? Potevo provare con la radio, ma non è tipo walkie talkie. Cioè, possiamo solo ascoltare con la radio, non possiamo mandare noi messaggi. Quindi non possiamo avvertirlo in nessun modo. Spero almeno che non sia una nave grande che abbia tanto equipaggio. Vabbè che è un gioco. Ok, siamo nel punto di estrazione. Dobbiamo aspettare 2 minuti e una volta che siamo qua poi potremo anche un attimo andare vicino alle grotte e ci riprendiamo tutti i diamanti e cose che abbiamo perso. 10 seconds later. Ok ragazzi, siamo... No, vabbè raga. Lo sapevamo già. Voi lo vedete a Frangè? Survivor, we see you. Io no. Vattene, Johnny, vattene. Siamo entrati nell'atmosfera. Andiamo. No, vattene, non entrare. Dov'è? C'è uno stigiano laggiù, cosa significa? Eccoli. No. Tutti pronti all'atterraggio. Cazzo. Oh, mi si spenta pure la luce a me qua. It's coming from the building? Il segnale del destino, no? Si è acceso. Eccola là. È così. Ha fatto la fine dell'Aurora, forse peggio.
Porca miseria, raga. Porca miseria. Gli unici nostri... L'unica nostra speranza è andata in frantumi. Ma era ovvio, raga. Era ovvio. E niente, non l'abbiamo potuto manco salutare. Ci è esploso davanti alla faccia. Ok, ragazzi, io termino l'episodio qua. Ho avuto il tempo di editarlo. Chissà se andrà meglio, se lo preferite così. Fatemelo sapere nei commenti se lo volete intero editato. E ci vediamo nel prossimo episodio. A presto e ciao ciao.